Beh, la parte importante prima di tutto è la stabilizzazione dei precari. 81 persone che da tanti anni lavoravano in vario titolo dentro i centri per l'impiego, che hanno vissuto anche momenti di grandissima incertezza e possono guardare avanti con un altro sguardo il loro lavoro, la professionalità che hanno acquisito rimane al servizio della Regione. Lo fanno in un quadro nuovo dove si è mantenuto una forte diffusione sul territorio dei punti di incontro con le imprese e con le persone che cercano assistenza al centro per l'impiego, ma oggi con un linguaggio comune, stesse piattaforme informatiche, stessi servizi, diciamo, portando verso l'alto quello che si faceva, andando a copiare le pratiche migliori diffuse e portarle un po' ovunque. Piattaforme informatiche, questi strumenti permettono di parlare tutti con lo stesso linguaggio, negli stessi orari, in modo che chi è abituato a lavorare con i centri per l'impiego non deve andare a scoprire di volta in volta che ora si apre, cose banali che hanno trasformato questo servizio in un vero e proprio servizio regionale. Come da gennaio è stato chiarito che il destino dei centri per l'impiego era dentro le politiche regionali, la direzione che è stata presa era quella e da lì in avanti abbiamo lavorato volendo organizzare su base regionale questo servizio, che non dimentica i territori, anzi mantiene in maniera capillare la presenza, ma dà quella qualità organizzativa, quell'innalzamento che serve al sistema. Al governo, che ha previsto 1 miliardo in più per i centri per l'impiego, volendo potenziare le funzioni, chiediamo quei 164 unità di personale che servono a completare l'organico per le funzioni che oggi deve avere un centro per l'impiego, per farli più moderni, per farli più vicini a quelli europei che hanno questi standard. Quello che ci interessa sono le 4 priorità. L'assistenza all'utente, perché vi sono anche politiche passive da portare avanti, l'orientamento e il riorientamento al lavoro, l'accompagnamento al lavoro e i servizi alle imprese. Io ci tengo molto alle ultime due, l'accompagnamento al lavoro e i servizi alle imprese, perché mi rifiuto di pensare che degli operatori possano solo erogare il reddito di cittadinanza o il REI. Credo che la loro funzione sia quella di incontrare il bisogno, di incontrare le persone, e quindi è fondamentale un ascolto e un reclutamento. Chiaramente va snellita certa procedura, le domande, l'aggiornamento del curriculum, ci sono molte cose che oggi possiamo fare online, però la volontà che il Presidente e io con lui abbiamo posto sul centro impiego è la stessa che abbiamo posto su Erdis, accentrare certe funzioni per potenziare e decentrare i territori.